Ed eccoci al restyling della Skoda Rapid, disponibile sia con carrozzeria sedan che spaceback. Quel che salta all'occhio è che dal quartier generale Skoda non abbiano voluto intervenire troppo sul look, preferendo invece arricchire la media boema di nuovi motori e migliorati contenuti tecnologici. Un rapido sguardo alle novità estetiche della nuova Rapid vede quindi i nuovi fari Bixeno con luci diurna LED, mentre per quanto riguarda gli interni la novità più interessante arriva dall'impianto audio Swing con display da 6 pollici e mezzo. Oggi è arricchito dai servizi Skoda Connect, che permettono di collegare l'auto a molte delle funzionalità contenute negli smartphone di ultima generazione. Ma è aprendo il cofano che troviamo la novità più interessante, con il motore TSI benzina da 1 litro di cilindrata, declinabile con potenze di 95 e 110 cavalli. Le prestazioni non sono da gita in autodromo, ma il telaio offre un'ottima tenuta di strada e il piacere di guida ne esce comunque bene. Anche i consumi si annunciano interessanti, almeno sulla carta, con un dato medio dichiarato dalla casa di circa 4 litri e mezzo ogni 100 km di percorrenza. Chiudono la gamma i motori diesel TDI da 1,4 litri e 1,6 litri, rispettivamente da 90 e 115 cavalli di potenza.